Obbligo di tampone al rientro dalla vacanza. L'ospedale di Vicenza si sta attrezzando per sottoporre ad esame i vacanzieri che devono essere testati 48 ore dopo il ritorno a casa. I centralini sono già in tilt. E il progetto Ripartiamo, da lunedì via alle domande delle famiglie colpite dall'emergenza Covid per avere un contributo da 500 euro. Opportunità aperta ai cittadini del capoluogo e di 36 altri comuni della provincia. Una donna di 39 anni è stata trovata morta in casa. Secondo le prime risultanze degli accertamenti della polizia, sarebbe stata stroncata da un malore. Manca un mese all'apertura delle scuole de caccia al docente. In provincia mancano ancora all'appello almeno 1700 insegnanti. Tanti domani si dirigeranno in montagna. Dal soccorso alpino arrivano i consigli per non rischiare. Il CAI chiede ai comuni di attrezzare i parcheggi. Il nubifragio non ha risparmiato la biblioteca. Numerosi libri distrutti dall'acqua, ma molti volumi sono stati salvati dai volontari. 1 milione di euro dalla regione, è importante il contributo stanziato per i comuni di Castegnero e Orgiano. Servirà per piste ciclabili e per mettere in sicurezza la viabilità locale. L'abbandono dei rifiuti è un atto incivile. Getta i rifiuti nei contenitori o portali a ricicleria. Il tuo gesto responsabile per una città bellissima. Buongiorno e ben ritrovati al telegiornale di prima edizione in questo venerdì 14 di agosto. In primo piano c'è il sistema con il quale le aziende sanitarie si stanno attrezzando per eseguire i controlli e i tamponi sui vacanzieri di rientro dall'estero che in 48 ore devono essere testati. I centralini sono già in tilt. È il numero verde dell'ULS di Vicenza, attivato da oggi. Va un po' meglio nelle altre ULS venete, dove un messaggio vocale ti mette in attesa. A Venezia, come a Treviso o Verona, una lunga attesa. I centralini per la prenotazione del tampone per i vacanzieri che arrivano dai paesi inseriti nella blacklist sono letteralmente presi d'assalto. Chi fa o farà rientro da Croazia, Spagna, Grecia e Malta, paesi UE che non prevedono la quarantena, ha l'obbligo da poco più di un giorno, la direttiva del ministro Speranza era di mercoledì sera, di un tampone una volta rientrati, oppure di presentare un referto negativo eseguito fino a 72 ore precedenti il rimpatrio. Si chiamano le ASL e chiaramente sono intasate, non si riesce a parlare con nessuno e quindi le informazioni che noi possiamo dare ai clienti sono sempre frammentarie. Nel panico anche le agenzie di viaggio, gli altri numeri telefonici presi d'assalto da ieri. A Vicenza, dopo l'ordinanza regionale, il centro di igiene e sanità pubblica, l'ospedale, l'URP, sono stati tempestati di chiamate. Stessa cosa nella mattinata di oggi, da quando è o doveva essere attivo il numero verde. Meglio dunque inviare un'email a sisp.vicenza@auls8.veneto.it. Intanto, perché in direzione c'è fibrillazione e si sta lavorando per mettere a punto una procedura più snella per gli utenti e dare così applicazione all'improvvisa decisione del governo e quindi della regione. Si stanno organizzando per un accesso diretto a 3 ambulatori dedicati. Decisione del governo e della regione, dicevamo, e allora nel prossimo servizio facciamo il punto circa quali sono gli obblighi. Tampone obbligatorio per chi rientra in Italia da Grecia, Malta, Croazia e Spagna. Mercoledì lo decideva il ministro Speranza. Il giorno dopo si attiva anche la regione del Veneto che con le ULS deve organizzare controlli ed esami. I paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, cioè l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Il Covid fa ancora paura. Movida e vacanze hanno portato a nuovi casi e nuove restrizioni. Dallo strano caso dell'isola di Pag all'improvviso aumento di positivi da Ibiza. Ormai la maggioranza dei contagi in Veneto viene da virus importato. Abbiamo virus che arriva dall'estero e spesso è veicolato dai vacanzieri, da coloro che vanno in vacanza.
L'organizzazione delle verifiche sui villeggianti che rientrano dai paesi inseriti nella blacklist dei più a rischio spetta appunto alle regioni e il Veneto ha deciso che chi arriva da queste spiagge deve segnalare il suo ingresso all'azienda ULS di riferimento, che entro 48 ore provvederà all'esecuzione del tampone. Nel periodo di attesa dell'esito dell'esame bisogna rimanere in casa e mantenere comportamenti corretti. L'ordinanza avrà durata fino al 6 settembre. Un'ordinanza che cataloga anche altri 8 gruppi considerati a rischio che dovranno eseguire comunque il tampone se provenienti dall'estero. Chi opera in strutture ospedaliere o extra, dai medici agli OS, per esempio, le badanti, i lavoratori stagionali, i gruppi da Bulgaria e Romania, lavoratori che abbiano soggiornato all'estero più di 120 ore. Sanzioni per chi non ottemperi all'ordinanza, fino a 1.000 euro per chi non comunichi il rientro entro 24 ore. E adesso veniamo al progetto Ripartiamo. Da lunedì via libera alle domande delle famiglie per avere un contributo da 500 euro. Opportunità aperta ai cittadini che risiedono nel capoluogo e in altri 36 comuni della provincia. Sostegno alle famiglie colpite dall'emergenza Covid-19. Da lunedì si apre la seconda finestra temporale per accedere al contributo da 500 euro nell'ambito del progetto Ripartiamo. Si tratta di un'iniziativa sostenuta con 190.000 euro dalla Regione Veneto, approvato dal Comitato dei Sindaci del distretto Est dell'azienda Ulsotto Berica. Possono quindi fare domanda ai cittadini residenti nel comune capoluogo in altri 36 centri della provincia, da Gugliaro a Zovencedo. La domanda di accesso viene gestita dal Comune di Vicenza, può essere presentata a partire dalle 8.30 di lunedì attraverso il modulo messo a disposizione sul sito www.comune.vicenza.it, allegando i documenti che vengono richiesti. Il contributo è riservato alle famiglie che a seguito dell'emergenza Covid non hanno visto rinnovato il contratto di lavoro o hanno dovuto subire una forte contrazione dell'attività lavorativa, essendo privi di ammortizzatori sociali. Lavoratori stagionali, partite IVA, lavoratori dello spettacolo e delle fiere sono solo alcuni esempi. Spesso si tratta di persone prima sconosciute agli uffici sociali del comune che ora si trovano in gravi difficoltà. Il contributo sarà erogato nei limiti della disponibilità, versato nel conto corrente, potrà essere speso a discrezione del beneficiario. Il progetto non prevede solo l'erogazione in denaro, potrà essere richiesto di mettere a disposizione le proprie competenze a favore della comunità. Da giorni non riuscivano a contattarla e quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'appartamento al primo piano della palazzina civico 36 di via Barbieri in zona Stanga, hanno trovato una donna di 39 anni deceduta sul letto. Il giallo si è risolto solo nella serata di ieri dopo il sopralluogo della squadra mobile e della scientifica della questura. Secondo l'ipotesi, la donna potrebbe aver accusato un malore durante il sonno nei giorni scorsi e sarebbe così morta senza la possibilità di chiedere aiuto. Sul corpo non sono state rinvenute né ferite né lesioni. A vegliare sul cadavere per almeno un paio di giorni è stato il cagnolino della donna. Spetterà ora alla procura decidere se eseguire l'autopsia oppure dare il nulla osta per i funerali. Nella tarda serata di ieri in Viale della Pace, carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto per scippo Luca Bartoli, vicentino, 22 anni, perché poco prima in via Gamba era riuscito a scippare la borsa di una signora di 54 anni che percorreva la via in bicicletta, l'ha anche fatta cadere a terra. Il malvivente si è dato la fuga nelle vie circostanti, ma è stato inseguito da alcuni passanti richiamati dalle grida delle donne e si è rifugiato all'interno di un centro massaggi cinese, dove è stato arrestato dai militari arrivati sul posto. Il malvivente aveva ancora con sé il cellulare rubato alla vittima. Quest'ultima è ricorsa alle cure dell'ospedale di Vicenza, dove le è stata riscontrata una contusione alla spalla guaribile in 3 giorni. Stamattina il processo per direttissima, 1 anno 10 mesi e remissione in libertà. E adesso la scuola, manca un mese al 14 di settembre e gli istituti devono fare i conti con l'assenza di docenti, almeno 1.700 le cattedre ancora scoperte. Noi abbiamo una situazione in cui ci mancano tantissimi posti da occupare. Inizia il conto alla rovescia. Il 14 settembre è alle porte e anche la prima campanella che segnerà l'avvio della scuola in presenza. Dopo quasi 6 mesi, migliaia di studenti vicentini torneranno a sedere nei loro banchi e rivedranno i loro compagni. Potrebbero però essere da soli. Oltre 1.700 le cattedre attualmente vuote a Vicenza e provincia.
Il ritorno a scuola ai tempi del Covid sarà quindi segnato, oltre che dalle misure straordinarie anti-Covid, anche dalla ricerca frenetica di insegnanti da mettere in cattedra per assicurare il regolare inizio delle lezioni. Queste sono le cattedre effettivamente libere e vacanti, che dovranno essere coperte con le ultime graduatorie di concorsi rimaste disponibili. Ne rimarranno parecchie libere. A soffrire per la carenza di docenti l'ambito tecnico e scientifico, ma anche e soprattutto le materie letterarie. Qui ad esempio negli istituti superiori sono 355 gli insegnanti a disposizione, 408 quelli che invece servirebbero per occupare tutte le cattedre, 53 quindi le classi che il 14 settembre potrebbero rimanere senza lezioni di italiano, storia e geografia. Una situazione che va a complicarsi con le richieste di part-time. Noi dobbiamo coprire tutti gli spezzoni orario e tutte le cattedre derivate dalle combinazioni dei part-time. Ad un mese dal suono della prima campanella, le incognite sono quindi ancora tante, poche invece le certezze. Un quadro che risulterà più chiaro solo dopo il 28 agosto, termine ultimo di valutazione delle graduatorie per l'attribuzione degli incarichi. 8.000 le domande che potrebbero pervenire nel Vicentino, anche se le tempistiche 28 agosto, 14 settembre, date dalla ministra all'istruzione Azzolina, lamentano i sindacati, sono troppo ristrette. Abbiamo 15-20 giorni di tempo, sono molto molto pochi e i tempi sono molto risicati. Saranno tanti domani coloro che si dirigeranno verso i monti per passare una giornata di Ferragosto fuori dalla calura della pianura. Arrivano i consigli da parte del Soccorso Alpino per una gita in piena sicurezza. Nel frattempo il CAI sollecita i comuni perché mettano a disposizione parcheggi adeguati. La montagna rimane una delle mete preferite per i vacanzieri, soprattutto nel periodo di Ferragosto, e dato l'aumento degli interventi di soccorso, la maggior frequentazione di queste zone, il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto diffonde alcuni consigli per organizzare al meglio le gite di Ferragosto, ma non solo. Il primo, scegliere escursioni e salite commisurate alla propria preparazione tecnica e alla propria condizione e non sopravvalutare mai le capacità individuali e considerare sempre i limiti di ciascuno, ma ovviamente anche quello di preparare l'escursione, studiando il percorso, con carte topografiche e guide aggiornate e assumendo informazioni sul meteo. E poi, sempre meglio, essere in compagnia per contare sull'aiuto reciproco. Un piccolo kit di pronto soccorso, una pila frontale non devono mai mancare e nello zaino un ricambio completo, cibo e soprattutto acqua. Ti raccomandiamo quindi di portare la massima attenzione all'utilizzo di calzature adeguate, di abbigliamento adeguato per l'ambiente che stiamo andando ad affrontare e alla preparazione corretta della gita, dell'escursione che vogliamo andare a fare. Anche perché la maggior parte degli incidenti capita per non aver rispettato qualche semplice consiglio. Premesso che gli incidenti possono capitare a chiunque, abbiamo notato purtroppo che molti di questi incidenti sono accaduti a causa dell'inadeguatezza delle attrezzature utilizzate dagli escursionisti e dall'impreparazione a volte degli stessi. Il CAI, nel frattempo, sollecita le amministrazioni comunali montane a regolare i parcheggi delle zone, portando l'esempio di Valli del Pasubio, dove il risultato è di una situazione più ordinata e organizzata. Il nubifragio di martedì scorso non ha risparmiato la biblioteca di Solagna. Numerosi i libri distrutti dall'acqua, ma molti volumi sono stati salvati anche grazie all'intervento di volontari. Sono stati i volontari a salvare la biblioteca di Solagna completamente allagata dal nubifragio della scorsa settimana. Un esercito di persone che in due pomeriggi hanno ripulito gli spazi e i libri contenuti negli scaffali. Detriti, fango, acqua, le condizioni della sala pubblica dopo l'evento meteorologico di martedì scorso erano veramente disastrose. Ad oggi la situazione è quasi tornata alla normalità. Stiamo ancora contando i danni provocati dal fango, dai detriti. Alcuni mobili sono stati danneggiati, stiamo ancora verificando per le attrezzature elettroniche come i computer. Alcuni libri sono stati completamente distrutti dall'acqua e dal fango e sono stati buttati. Abbiamo gettato via alcuni purtroppo sacchi di libri, però la maggior parte dei libri è stata intoccata e perché è rialzata.
stivali e scope, tanto lavoro. I volontari hanno eliminato il fango dai locali della biblioteca e poi hanno ripulito tutto. A settembre la biblioteca riaprirà a pieno regime, ad agosto rimarrà chiusa per rimettere tutto in sicurezza, ripulire, igienizzare e risistemare. Però confidiamo nella riapertura a settembre di questo spazio pubblico, comune, di incontro e di cultura. Modellini in scala, dipinti e affreschi a Caltrano. Durante il lockdown alcuni artisti locali hanno realizzato numerose opere d'arte che ora colorano il paese. Il viso lì è un viso molto dispiaciuto. Qui sta leggendo delle cose drammatiche sul Nuovo Testamento. Dal lockdown alla rinascita. A Caltrano, durante il periodo di blocco legato all'emergenza coronavirus, alcuni artisti locali hanno dato il meglio di sé, realizzando modellini in scala e affreschi che impreziosiscono il paese. È stata, come dire, un'ispirazione ben diffusa a Caltrano e questo non fa che farci piacere, anche perché la qualità delle opere d'arte è notevole. Si tratta di artisti autodidatti, eppure di artisti davvero molto bravi. Al modellino della chiesa di Santa Maria Assunta mancano solo le campane. Proprio durante il lockdown, Bruno Di Giacomo ha realizzato una riproduzione in scala della chiesa di Piazza Dante, a cui è particolarmente affezionato. Credo che nel Veneto, come questo campanile, non esiste altro campanile uguale, perché di rara bellezza secondo me. Era un sogno da tanto tempo e nel lockdown sono riuscito a fare quello che volevo fare, insomma. Nella Strettoria di Camisino il pittore autodidatta Giacomo Dal Santo ha trasformato le pareti di casa in una galleria d'arte rinascimentale. Riproduzioni delle opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo e dei grandi artisti del passato, ma anche dipinti venatori, possono essere ammirati lungo la strada. Questi due sono su due sibille della Cappella Sistina, ho approfittato del mio portico che è curvilineo e sono della stessa dimensione della Cappella Sistina, proprio dimensioni uguali, che a Roma si vedono a 18 metri, qua sono molto più vicine. Ho approfittato del periodo di lockdown per dare sfogo alla mia passione di riproduttore di opere artistiche del Rinascimento. Un nome, Giacomo, che ritorna più volte a Caltrano. Partiamo dall'artista storico del nostro paese, cioè Giacomo Alberto Carregnato, e arriviamo a Bruno Di Giacomo e a Giacomo Dal Santo. Insomma, a Caltrano l'ispirazione colpisce proprio i Giacomo. L'arte che dà forza e speranza e che dimostra il desiderio dei caltranesi di ripartire. Regione e provincia supportano la realizzazione della pista ciclabile lungo via Roma a Castegnero. Arrivano soldi anche per Orgiano e la messa in sicurezza di un incrocio pericoloso. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato la graduatoria del bando 2020 per il finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Il bando è stato riaperto ad aprile in conseguenza dell'emergenza Covid e ha portato a finanziare 33 opere di altrettante amministrazioni comunali, contribuendo con quasi 8 milioni di euro su investimenti per 17 milioni. In provincia di Vicenza ammonta a quasi mezzo milione il costo della realizzazione di una pista ciclabile a Castegnero, che beneficia anche del supporto della provincia. Quest'opera è fondamentale per il nostro comune, è un'opera in cui il primo progetto preliminare addirittura risale al 2008 e quindi sono orgoglioso di riuscire ad aver portato a casa questa importante risorsa. L'opera è quasi un chilometro di pista ciclabile, di cui 310.000 di lavori e 482.000 euro di quadro economico. Non è questa l'unica opera in fase di realizzazione. Andiamo a mettere in sicurezza una strada che collega l'abitato di Castegnero con la strada provinciale Riviera Berica e quindi permettiamo a tutte le persone che da Castegnero vogliono andare alla strada provinciale, quindi dove sono i servizi del trasporto scolastico, di andare in sicurezza. Nello stesso bando anche il comune di Orgiano si è visto cofinanziare per 300.000 euro un intervento di messa in sicurezza dell'incrocio pericoloso fra la provinciale San Feliciano e le vie Teonghio e Preara. Rieccoci in studio dopo la pausa pubblicitaria in compagnia del nostro ospite di oggi, Mariano Morbin, buongiorno, grazie buongiorno, di essere qui con noi, è il presidente dei donatori di sangue della FIDAS. Presidente, lei ieri ha presentato dei dati impressionanti che dicono, malgrado il lockdown, malgrado tutta la difficoltà che si poteva vivere nell'approcciarsi all'ospedale nei mesi terribili del blocco, le donazioni in provincia di Vicenza non sono diminuite.
Assolutamente no, una parola importante da dire è grazie. Grazie ai nostri donatori, le donatrici e tutti i responsabili associativi, perché chiamare semestre turbolento è ancora a dir poco. È stata una cosa, certo, credo che ci ricorderemo nei prossimi anni, perché è successo di tutto. È successo di tutto, però i nostri responsabili associativi e i donatori hanno capito l'importanza in quel momento di seguire le regole di non recarsi ai centri di raccolta, poi di recarsi ai centri di raccolta quando si sono riaperte anche le attività chirurgiche, quindi c'è stata una risposta grandiosa da parte dei nostri donatori e donatrici. Voi avete numeri sempre molto alti, negli ultimi 5 anni sempre più alti. Sì, questo va alla squadra, alla grande squadra che abbiamo, perché non dimentichiamo che abbiamo tanti gruppi sparsi nella Vicenza provincia, decine e decine di responsabili che ogni mattina si recano ai centri di raccolta per fare il volontariato nell'accettazione dei donatori, degli aspiranti donatori, quindi veramente si è formata una grande squadra e sta continuando molto bene. L'anno scorso abbiamo fatto i 60 anni, quindi significa che abbiamo avuto delle buone fondamenta in questi anni. Necessità sempre forte quella di allargare la base dei donatori e quindi di andare alla ricerca di giovani. Una persona che desidera fare il donatore di sangue, cosa deve fare? Innanzitutto deve essere in buona salute, 18-60 anni se è la prima donazione che può fare, e presentarsi ai centri di raccolta con tessera sanitaria e carta d'identità. Questa è proprio una cosa semplicissima, previo appuntamento, perché ancora adesso dobbiamo andare su appuntamento. La cosa migliore qual è? Affidarsi ai gruppi presenti sul territorio, perché tramite loro fanno da tramite per le telefonate ai centri, da filtro ai centri di raccolta, quindi è possibile avere questo accesso molto più facilitato. Quindi invito tutti, chi vuole diventare donatore di sangue, di sentire i nostri gruppi sparsi nella provincia oppure numero verde 800 979 000. Senta, in questo periodo così particolare, ha detto lei, un semestre mai visto prima, se possibile il ruolo dei donatori di sangue è diventato e sta diventando ancora più cruciale, perché uno dei sistemi di cura, ce lo ha raccontato il direttore di pneumologia che era seduto nel suo sgabello appena 2 giorni fa, uno dei sistemi di cura più efficaci è l'utilizzo del siero iperimmune, però anche questo va donato. Va donato, sì. Vicenza da anni, dal 98, è uno dei più importanti centri, credo, non solo in Veneto ma anche in Italia, per la raccolta del plasma. Difatti noi abbiamo dei donatori che donano quasi esclusivamente plasma, quindi c'è stata anche da parte dell'associazione FIDAS un grande supporto in questi anni al servizio trasfusionale vicentino, regionale e nazionale oltretutto, per propagandare questo tipo di dono. Non dimentichiamo che in altre parti d'Italia non ci sono gli accessi e tante macchine del plasma come abbiamo a Vicenza, e questo ci induce sempre di più a incentivare le persone a donare il plasma, perché è una donazione che si può fare più volte all'anno rispetto alle 4 volte o 2 per le donne in età fertile di sangue intero, quindi è una donazione che consiglio a tantissime persone, è poco invasiva e si può fare con assoluta tranquillità. E però salva la vita, perché questo plasma iperimmune deriva da persone che devono aver superato il Covid, ma che hanno sviluppato gli anticorpi che uccidono la malattia. Sicuramente sì, e io mi auguro che tanti di questi guariti da Covid che hanno donato il plasma siano donatori, ma se non lo sono è una forma anche per diventare donatori, perché hanno capito che il donare il plasma, in realtà con 50 minuti fa la donazione di plasma senza alcun rischio assoluto da parte della persona e neanche poi di chi riceve, perché i sistemi di sicurezza sono assolutamente grandi. Quindi questa è anche una forma di incentivazione. Questo Covid secondo me ha avuto delle ripercussioni anche positive per quanto riguarda la conoscenza del sapere che la solidarietà nei momenti difficili, come è successo a Vicenza e in anche altre parti d'Italia, ha dato uno spunto per fare più donazioni. Cioè, anche le donazioni è un incentivo di plasma alla solidarietà. Sei stato malato, sei riuscito a guarire, aiuta qualcun altro a guarire più facilmente. Secondo me sì, secondo me potrebbe essere anche proprio un incentivo per queste persone, se non sono donatori, di diventare donatori.
e se loro non ne avete visti, cioè se ne sono presentati, allora hanno chiamato in sede alcuni di questi, però il tutto è stato gestito dal sistema trasfusionale a Vicenza, dal dipartimento, perché la terapia trasfusionale a donazione del plasma iperimmune è gestita completamente dall'USL, non dalle associazioni, perché appunto richiede una metodologia molto particolare, va conservato in maniera molto attenta e va analizzato per essere poi efficace sugli altri, sugli altri malati. L'estate è sempre un periodo difficile e complicato in genere, perché giustamente anche i donatori, che pure sono generosi, sono persone che donano qualcosa che non si può costruire, non si può pagare, il sangue, anche i donatori normalmente d'estate vanno in vacanza. In questa estate c'è qualcosa di diverso? È diverso perché il lockdown che ci ha portato a più di 50 giorni di chiusura ermetica in casa, probabilmente anche fatto sì che tante persone in agosto rispetto ad altri anni siano presenti a Vicenza e provincia, quindi in questo momento non abbiamo necessità particolari di richieste se non quelli di routine, in cui c'è sempre qualche necessità, ad esempio in questo periodo di zero negativo. Noi come associazione abbiamo anche un sistema social che ci permette di mandare subito un messaggio a di tutti, dare, di dare l'allerta per subito cercare un determinato tipo di sangue che è più necessario di altri. Ecco, questo è stata un'altra crescita che abbiamo avuto come associazione grazie a chi poi ci ha dato una mano a livello dei volontari per creare la nuova commissione social. Noi riusciamo in tempo quasi reale dal messaggio del dipartimento di Vicenza a inviare dopo qualche ora questi che vi hanno aiutati. Sicuramente sì, infatti è la nostra forza, è la nostra forza. Ma in questa estate c'è ancora necessità di fare appello e di dire venite comunque? Allora, non ci sono necessità di urgenze particolari, ma l'appello qual è? In modo scaglionato, presentatevi a donare sangue prima della vacanza o dopo la vacanza, perché non dimentichiamo che gli ammalati non vanno mai in ferie. Quindi la nostra necessità qual è? Di supportare continuamente il sistema trasfusionale vicentino, regionale, perché non dimentichiamo che noi diamo supporto importante a livello anche regionale e anche nazionale. Perché quello che si raccoglie a Vicenza alla fine è superiore alla richiesta locale e quindi potete donare fuori di qui dove c'è più bisogno, per chi per esempio? Le nuove convenzioni che sono state fatte dalla Regione Veneto con altre regioni, ad esempio fino a qualche anno fa noi supportavamo il Lazio, la Sardegna in particolare, ma anche il Lazio. Invece da qualche anno supportiamo quasi esclusivamente il Policlinico di Padova. Il Policlinico di Padova è uno dei più grandi poli, credo, italiani per una serie di attività chirurgiche dove la necessità di sangue è estremamente grande e quindi abbiamo focalizzato all'interno proprio di della struttura sanitaria della Regione Veneto questa convenzione di donare il nostro surplus a queste, al Policlinico di Padova in particolare. Senta Presidente, lei ha portato qui, avete realizzato delle mascherine col logo della Fidas in tessuto. Quanto importanti sono state anche per mantenere l'abitudine del dono? Noi abbiamo avuto, lo dico anche con orgoglio perché rappresenta una grande associazione dei grandi donatori e donatrici, durante il lockdown abbiamo avuto tantissime chiamate di chi voleva diventare donatore di sangue. Quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo avuto una miriade di chiamate e su Facebook c'è stato un fiume di ringraziamenti perché mai come ora questa mascherina fa parte del nostro essere. E quindi aver pensato di fare un qualcosa logato in questo modo, poi di un tessuto anche abbastanza importante, ci ha dato l'opportunità di avvicinare tanti donatori che non avevamo mai avvicinato probabilmente e hanno ringraziato tantissimo per questa idea che abbiamo avuto. Anche questo devo ringraziare la squadra perché tante teste fanno tante idee. Tante idee e spesso sono quelle buone. Grazie davvero di essere stato con noi, Presidente. Grazie Mariano a voi. Morbin, donatori di sangue della Fidas. Il dono del sangue è fondamentale, importantissimo per chi ne ha davvero bisogno. Io vi ricordo che se volete segnalarci qualche cosa che succede nella provincia, segnala il problema, è sempre una buona idea. Come fare a raggiungerci? Ve lo spieghiamo in questo promo. Invia al numero
numero di Segnala il Problema, foto e filmati. Aiutaci a raccontare i problemi del tuo territorio e insieme cercheremo di risolverli. Volevo ringraziarvi per il tempestivo intervento. E ieri ho sollevato un problema, ieri sera subito l'avete fatto notare in TVA. Grazie ancora per essere sempre a fianco dei cittadini. Diventa reporter di TVA e il TG lo costruiremo insieme. Alle 18 torna l'appuntamento con il telegiornale del Veneto, 19:25 torniamo noi invece con le notizie della città e della provincia. Per adesso è tutto, ma io vi lascio con gli scatti e le immagini della vostra estate. Arrivederci. Belluscio Assicurazioni è sempre la risposta giusta. Sui nostri social tutte le novità sul mondo assicurativo. Una facile connessione con i nostri clienti per un'agenzia sempre più smart. L'abbandono dei rifiuti è un atto incivile. Getta i rifiuti nei contenitori o portali a ricicleria. Il tuo gesto responsabile per una città bellissima.